Buonasera e benvenuti in questo viaggio musicale particolare che vi faremo fare questa sera. Particolare per due ragioni. Prima, perché sentirete un organico un po' desueto, non è molto consueto, molto diciamo frequente sentire composizioni per tre violini accompagnate dal basso continuo. La formazione solita è o un violino o due violini. Tre violini è un po' una formazione un po' speciale, che era molto utilizzata nella Napoli di fine 600, inizio 700. Quindi la seconda ragione, la particolarità di questo concerto, di questo viaggio, è che sentirete musica di autori che immagino che siano per lo più sconosciuti, perché sono sconosciuti anche i musicisti di oggi, quindi non vi stupite se non li conoscete, perché non li conoscono neanche i nostri colleghi. Sono autori che però erano grandi violinisti della scuola napoletana, che appartenevano all'orchestra della Cappella del Reale, quindi l'orchestra di corte, l'orchestra dei vari teatri e delle mille istituzioni concertistiche che esistevano a Napoli alla fine del 600. Vi racconterò sempre qualcosina prima di ogni brano, anche prima di ogni autore. Quindi partiamo con la prima sonata, sentirete un inizio molto da fanfara, molto festoso, a cui seguiranno dei brani sempre allegri e più delicati. Questo autore abitrano, di cui vi parlerò dopo, si contraddistingue perché ha sempre questi movimenti centrali molto delicati, molto diciamo intimi. Thank you.
Pietro Marchitelli è stato oggi veramente uno dei più sconosciuti autori, ma è stato un grandissimo esponente della scuola violinistica napoletana di fine Seicento. Lui era abruzzese, sapete che a Napoli da tutto il regno andavano a studiare nella capitale, insomma, all'epoca, e tanti dei più grandi compositori napoletani in realtà erano abruzzesi, pugliesi, calabresi, quindi non erano solo partenopei o campani. Cioè. Marchitelli fece parte di una piccola dinastia di musicisti e si portò dietro poi il nipote, che si chiamava Mascitti, Nicola Mascitti, che è stato un altro grande violinista, che poi emigrò a Parigi. Marchitelli visse sempre a Napoli e ebbe anche ruoli importanti di insegnamento. Sapete che a Napoli c'erano all'epoca quattro conservatori, erano orfanotrofi, dove si insegnava musica. E lui fu probabilmente insegnante al Sant'Onofrio, dove sono conservate molte composizioni manoscritte che servivano proprio da studio per gli allievi di conservatorio. E lui ebbe anche incarichi a corte, nei teatri, nel teatro San Bartolomeo, che era molto importante, e alla cappella di corte. La sua sonata, sentite, è molto diversa da quella di Avitrano, perché è un po' più, diciamo, maestosa, se vogliamo, con dei movimenti abbastanza più lunghi, e una caratteristica sentirete che in queste sonate spesso il secondo movimento, il primo movimento è lento, un po' da processione, il secondo tempo è una fuga, ovvero sentirete un tema musicale, diciamo una melodia, che viene proposta da uno strumento e ripetuta, riproposta da tutti gli altri. E sentirete quindi il secondo tempo, io proporrò un tema musicale che poi verrà ripreso da tutti gli altri strumenti. Anche qui c'è un tempo centrale molto cantabile e un finale un po' così da danza brillante. Thank you.
diciamo, non ebbe ruoli di insegnamento, perlomeno non si sa molto della vita di questi compositori, le notizie sono sempre un po' da ricercare un po' nelle varie biblioteche e non sono stati ancora studiati forse come meriterebbero. A Vitrano è stato per molti anni della sua vita proprio per il vista della Real Cappella, quindi era impiegato nell'orchestra di corte. E la sua musica è molto influenzata dalla musica di un grandissimo compositore che è Arcangelo Corelli, questo forse è un nome più noto oggigiorno, che fu anche a Napoli, lui era romagnolo, che lavorò a Bologna, studia a Bologna, poi lavorò tutta la vita a Roma, ma si recò anche a Napoli. E a Vitrano sicuramente è un compositore che ebbe, diciamo, trasse molta influenza da Corelli, e scrive, pubblica una raccolta. Allora era uso dei compositori per presentarsi al pubblico pubblicare delle raccolte di sonate, che generalmente 12 o 10. Ma generalmente il compositore si presentava al pubblico presentando sonate a due violini e basso continuo, quindi due violini e tutti gli strumenti di accompagnamento. A Vitrano pubblica due volumi di sonate a due violini e basso continuo e poi pubblica questa opera 3, cioè il terzo volume di sonate, dove dice, racconta che per lui la perfezione dell'armonia era rappresentata da tre parti che cantavano, quindi tre violini in questo caso, e un basso continuo. Queste sonate, vedete che hanno dei titoli, la prima sonata Aurora, questa l'Aragona, perché sono dedicate alle famiglie nobili napoletane. Questa sonata è dedicata alla famiglia Aragona, quindi era una famiglia nobile molto importante, che erano anche probabilmente dei mecenati, anche i suoi, chissà. Non è rimasta molta musica di Vitrano, quindi solo delle cantate, delle sonate. Questa sonata sentirete molto vivace, molto brillante, con un inizio sempre molto solenne, molto da processione, processionale, una fuga, quindi sentirete questo tema che ci rincorriamo sempre tutto il pezzo noi tre violini, al centro un pezzo sempre più espressivo e un finale molto così, per far festa finale, molto leggero e brillante. Thank you.
Veniamo alla figura forse più enigmatica di questo programma, Giovanni Carlo Caillò, che questo veramente non lo conosce nessuno oggigiorno. Anche perché è rimasto veramente molto poco. È rimasta una sonata per due violini, una sonata per due violini, una sonata per violino solo, perlomeno non è stato scoperto ancora niente altro. Di lui si sa che proveniva da Roma, a Napoli, ed ebbe degli incarichi molto importanti nella città, ebbe dei ruoli di grande responsabilità, quindi era sicuramente uno dei violinisti più in voga e più in vista della città partenopea. Dovete sapere che Napoli all'epoca era forse una delle capitali al mondo per la musica. Napoli e Venezia erano le due città che veramente in Europa si contendevano il ruolo di primato per la musica italiana, diciamo, ed esportavano in tutto il mondo la nostra cultura. Pensate come erano diversi forse i tempi all'epoca, no? Noi eravamo quelli che colonizzavamo il mondo con la nostra cultura. Quindi di lui è rimasta questa sonata che, pensate, ci proviene dalla biblioteca di Bruxelles, quindi questo manoscritto è finito in Belgio. E come nelle altre sonate, vedete, c'è una struttura di tre violini, ma in questa sonata, nelle altre avete visto che abbiamo un ruolo come se fossimo tre protagonisti, pensate, tre tenori, no? Quando cantano, che hanno lo stesso ruolo, la stessa importanza. In questa sonata il primo è quello che prevale un po' di più rispetto agli altri, ha dei soli, si chiamano così, dei momenti dove suona delle parti più importanti, più melodiche. E avete sentito anche fino adesso, i compositori giocano molto anche sui colori, ovvero sui forti e sui piani. Questi sono dei giochi proprio che erano molto graditi all'epoca, gli echi, l'eco e fare una cosa piano. In questo caso anche sentirete poi una fuga, un tempo iniziale molto lento, molto diciamo maestoso, ma molto anzi anche pensieroso se vogliamo, e il tempo centrale che verso la fine è molto lento e molto sognante. Perché il tempo centrale è lento sempre al centro dei brani? È proprio il nostro cuore, no? Che è dentro il nostro corpo, non è mai nella testa o in piedi, no? I brani lenti sono sempre il cuore delle composizioni, e quando più sono lenti, più sono melodici e sognanti, e più sono importanti e devono toccare l'anima dell'ascoltatore. Quindi oggi che siamo abituati alla fretta ci annoiamo subito, invece quando sentite un pezzo lento, quando vi capiterà in qualsiasi composizione, godetevelo, perché quel è il momento, sappiate, in cui il compositore ha messo qualcosa che deve toccare l'anima delle persone, non certo i tempi veloci. I tempi veloci sono più così per farsi vedere, i tempi lenti sono quelli per toccare l'anima. Thank you.
composizione forse era quella più completa, più densa, ma più piena, più ricca delle altre composizioni. Era un compositore anche più giovane probabilmente rispetto agli altri, di scuola più moderna e anche più, era più dedito al virtuosismo. Torniamo, concludiamo questo concetto con un'altra sonata di Vitrano. Avete i tre violini, quindi avremo il primo inizio molto solenne. Questo ritmo che sentite, tam, pa-pam, pa-pam, simboleggia molto la solennità all'epoca. È come se fosse un'entrata, pensatevi voi, non so, la regina Elisabetta o il re di Napoli che entra nel Duomo con un ritmo di questo tipo che segnava il passo proprio all'incedere della maestosità. Segue una fuga, quindi quello che abbiamo detto prima, e un altro un tempo lento, e alla fine uno che all'epoca si chiamava Giga, che potrebbe essere è un po' un antenato della tarantella, ma la tarantella che noi oggi conosciamo non era assolutamente quella del 600, era molto diversa all'epoca. Oggi la conosciamo come questo un po' termine tecnico, un triplo ternario, cioè tanta tanta tira ta 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 ta. All'epoca era binaria, cioè ta 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 ti ta 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 ta, quindi era esattamente completamente diversa da quello che pensiamo oggi da tarantella. Ma sentirete in quest'ultimo tempo qualcosa che può essere un germe di futura tarantella ottocentesca e novecentesca e dei tempi di oggi. Ah, vi segnalo solo un'ultima particolarità di questo organico. Vedete che Giulia sta suonando il violoncello appoggiato sul banchetto. Sì, se fosse, non so se avete mai notato oggi come si suona il violoncello col puntale, oppure tanti strumentisti antichi lo suonano tenendolo tra le gambe, senza il puntale. Ma ci sono molte raffigurazioni dell'epoca dove si appoggiava o a terra, o sui banchetti, o su varie... E lei, diciamo, è uno dei pochi che io conosco al mondo che si è cimentata con questo con ottimo risultato. E vedete che c'è anche un po' una reciprocità più bella, no? tra noi quattro, che siamo i tre strumenti melodici. E dietro abbiamo gli strumenti che realizzano il basso continuo, l'armonia, come pensate nelle canzoni ci sono gli accordi, no? di oggi. Loro improvvisano e compongono alla mente, mentre suoniamo, tutta una parte di accompagnamento a quello che facciamo noi. E quindi sembrano in secondo piano, ma in realtà loro sono quelli che stanno componendo mentre suonano. E anche noi, perché noi improvvisiamo anche delle cose. Quindi spero che vi sia piaciuto il concerto e quindi concludiamo con questa bella sonata di Vitrano dedicata alla famiglia Carafa. Thank you.
ha parlato per un intero concerto lui, adesso vi dico due cose io perché facciamo un piccolo bis. Ma il piccolo bis che ascolterete, che è un lamento costruito su questo basso cromatico, che è, un lamento, è la simbologia barocca del lamento, l'ha scritto il maestro qui presente. Ed è un gioiello assoluto. E ve lo regaliamo, ma soprattutto è un modo per dire grazie a lui perché è musica incredibile. Che, allora, sono tante volte ormai che veniamo a suonare qui a Cagliari, questo festival bellissimo, grazie a Giuliano che ci ospita sempre. Veniamo come tornare a casa, come tornare a Cagliari. Quindi questo pezzo lo vorrei dedicare specialmente alla figura di Ferruccio, che è stato quello che... anche se non è qui materialmente, ma spiritualmente è qui con noi e è qui che mi direbbe, mi insulterebbe tanto perché io sono vegetariano. So che quando andavamo a cena mi insultava sempre, ma come fai a mangiare queste cose? Quindi sarebbe qua con noi in allegria.